Come state ragazzi? Sono Simone e oggi sono qua con un nuovo video School e Routine. Come state? Buon Natale, buon tutto, buon inizio delle feste. Sì, qua oggi sembra che ci sia proprio l'estate. Ogni tanto vedete tipo lo spirito della maglietta, che ho tipo dei riflessi strani oggi, comunque non importa. Scusatemi se non metto moltissimi video, solamente che sono un po' impegnato con la tesi. Ebbene sì, sto ufficialmente scrivendo la tesi. Sono a un terzo, diciamo, della tesi, quindi sono molto nella cacca. Però non fa niente, ce la facciamo, pronto per laurearmi, spero, non si sa quando, quindi... Un like per incoraggiamento, ragazzi, vai, so che voi siete con me, io sono con voi, forever and ever, giurini in giuretta, parla di lupetta, anzi lupetto, bene. Allora, ricevo un sacco di messaggi su Instagram Direct, soprattutto inerenti all'università di moda. Voi sapete che io studio moda, mi avete chiesto un sacco di domande inerenti al percorso di studi, che liceo ho fatto, come mi trovo, che materie ci sono, teoria, pratica, maschi, femmine e tutto. Quindi oggi cercherò di parlarvi in generale su tutto, cercherò di essere il più chiaro possibile, anche se sapete che io non ce la faccio con la mia logorrogaggine, logorroicità, e quindi hashtag logorroicità. Quindi cercherò un po' di stringere, siamo già a 2 minuti e 27 secondi, ma però già avrei dato qualcosa. Se magari in qualcosa non sono stato molto chiaro, se volete altre delucidazioni, se volete altri scoop, altri segreti, altre cose, fatemi tantissime domande qua sotto nei commenti, così io vi risponderò a tutti. Farò un altro video più specifico. Mi raccomando, seguitemi sempre su Instagram e su TikTok. Ragazzi, su TikTok sto facendo tantissimi, super belli, raga, cioè, modestamente. Quindi seguitemi e ditemi cosa ne pensate dei miei TikTok. Eccolo, io sono Giorgia, l'ho fatto, raga, sono uguale, cioè non lo dico da solo. E poi... ho su Instagram una nuova rubrica in evidenza, delle nuove stories in evidenza, che si chiamano Work, dove metto tutti gli shooting che faccio, i servizi fotografici che faccio come assistente styling. Ok, possiamo partire col video. Molti mi chiedono: Simone, ma che liceo hai fatto per arrivare poi a studiare moda? Allora, ci sono diverse opzioni, diverse strade da poter percorrere. O fare già un liceo barra istituto tecnico riferito alla moda, inerente alla moda. Oppure appunto fare un'altra scuola, come per esempio c'erano i miei compagni di università che avevano frequentato il liceo classico, il liceo linguistico, eccetera. Io ho fatto per esempio il liceo artistico. Quindi comunque dopo il liceo si può intraprendere qualunque tipo di carriera universitaria. Magari se all'inizio non avete avuto questa passione così forte e col tempo invece pensate che sia la vostra strada, col liceo si può sempre fare tutto, perché il liceo ti apre un po' le porte. Io per esempio ho fatto il liceo artistico, che mi ha fatto imparare nuove tecniche di disegno che poi ho potuto applicare in campo moda sui figurini. Capito? Quindi ci sono alcune persone che sono proprio sicure fin dall'inizio di fare moda e quindi scelgono direttamente magari un istituto tecnico, che ci sarà sia la parte teorica ma anche una parte pratica, più pratica rispetto al liceo, che è pressoché tutto studio. E in queste scuole, istituto tecnico, poi vabbè ragazzi, voi correggetemi perché non l'ho fatta, però ci sono anche, penso, materie meno complesse, tipo non c'è chimica, credo, non penso ci sia filosofia, ma penso che siano più indirizzate verso quel lavoro. Quindi gli istituti tecnici di moda sono più inerenti alle materie di moda. Mentre io appunto ho fatto un liceo artistico, che mi è servito abbastanza, a parte le materie inutili, odiose inutili, fisica o quell'altra filosofia o altre cose che io odio, però per il resto diciamo che mi è servito per poter avere più tecniche di disegno, per aprirmi un po' la mente in show your art, per studiare comunque storia dell'arte, eccetera. Invece parliamo della moda in sé, dell'università di moda in sé. Quindi dopo questo percorso liceale barra dell'istituto tecnico, quindi dopo questo percorso di 5 anni, c'è appunto il grande capitolo università.
l'università. Dopo il mio liceo ho deciso appunto di studiare, ero già sicuro, ma ho avuto la conferma di voler studiare moda. Però studiare moda è un po' generico. Ci sono lo spirito della maglietta, due parti nella moda. C'è la parte di fashion design, che quindi è disegnare le collezioni di abiti, fare mood board, ricerca e poi lavorare sui tessuti. Quindi tessuti, creare delle collezioni e proprio creare i vestiti. Taglio e cuci, praticamente, tagliare e cucire. Mentre qua c'è la parte di styling, che è la parte nella quale bisogna occuparsi della comunicazione della moda, quindi della parte degli eventi, social network, campagne pubblicitarie, ADV, shooting, casting delle modelle, ricerca dai vari showroom, questa parte qua un pochino più di comunicazione. Quindi dovete capire voi in prima persona cosa vi piace di più di questo campo. Ad esempio, nella mia università ho avuto la fortuna fare i primi due anni che erano uguali per tutti, quindi io ho fatto sia un po' di parti di comunicazione, sia un po' di parti di taglio e cuci. E io mi sono reso conto che anche se amo disegnare i vestiti, proprio disegnare le collezioni, crearle, dare un concept e tutto, mi piace un sacco. Infatti, se volete, vi faccio anche vedere il mio progetto di collezione. Fatemi sapere nei commenti se volete vederlo. Quindi dal nulla, da solamente un'idea, creare proprio dei vestiti con tutta la loro storia, fare ricerche di tessuti, mi piace molto. Ma io veramente non sopporto cucire. Cioè, cucire... io veramente, raga, l'ho odiato. Vi ho fatto anche vedere alcuni abiti che ho cucito, vi lascio vari video, sempre in school e routine, sono nella mia playlist. Ma io, per esempio, ho una delle mie migliori amiche dell'università che invece lei tipo ama cucire per lei tipo la vita. Le piace un sacco la sartoria, la confezione, le varie rifiniture, queste cose qua. Quindi dovete capire voi cosa vi piace di più di uno e cosa vi piace più dell'altro. Moltissimi chiedete: Simone, ma cosa si studia? Che materie ci sono? Allora, questo varia molto da università a università. Ci sono appunto università dove fino all'inizio tu devi scegliere se fare styling o se fare fashion design, quindi comunicazione o sartoria e collezioni. Mentre appunto nella mia ho avuto la fortuna di fare i primi due anni insieme e l'ultimo anno scegliere, e io appunto per questo motivo che voglio la sartoria ho scelto fashion styling and communication. Che materie ci sono? Allora, le materie sono pressoché uguali nelle varie università. Per esempio abbiamo storia dell'arte moderna, quindi storia dell'arte l'avevo già fatta al liceo e mi si ripropone anche qua. E a me piace sempre comunque studiare storia dell'arte, cioè non so, piace, anche se è un po' palloso, sai, le robe, date, cacchi, macchi, però comunque dai, ci sta, raga, ci sta. Soprattutto se uno vuole fare moda, comunque la moda è in un certo senso un'altra visione di arte, quindi comunque sai, ci sta. Un'altra materia è storia del costume della moda, quindi i vari abiti d'epoca, dalla preistoria al 1800, gli anni 50, 60, 70, 80, 90, fino a oggi. Vi ho fatto anche un video, raga, su questi miei disegni, che vi lascio sempre in questa playlist qua, che potete trovare. Poi è molto importante anche, appunto, soprattutto per quanto riguarda styling, imparare i vari programmi del Mac o del computer, quindi Photoshop è importantissimo, InDesign, Illustrator, CAD, che è un programma per realizzare cartamodelli, quindi le basi per poi tagliare la stoffa per poi cucire i capi. E questi programmi, soprattutto Photoshop, InDesign e Illustrator, in qualunque università andrete di moda sicuramente dovete impararli. Sono bellissimi perché sono la vita. Quando li scoprirete vi renderete conto di quanto è bello impaginare, di quanto è bello vedere le riviste, quanto è bello modificare le foto. Cioè, le mie foto meravigliose di Instagram, raga, a parte che sono belle di natura, oh, sono belle di natura le mie foto di Instagram, però qualche lieve cosina, proprio lieve, che non si vede neanche, la faccio tramite Photoshop. Mi diverto un sacco, raga, io a fare le varie foto, cose. Un'altra materia importante è cultura tessile. Io devo ancora dare questo esame, ragazzi, è complicatissimo,
pregate per me, che è praticamente lo studio delle fibre, dei tessuti, delle lavorazioni, della tintura, della stampa, quindi cose molto toste, molti nomi, però sono comunque cose molto importanti, soprattutto per chi vuole fare poi il designer, lo stilista, diciamo, quindi la parte di fashion design. Poi un'altra materia importantissima è il disegno tecnico. Non so se vi ho fatto vedere qualcosa, ma nel caso, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se volete poi il video cosa ho imparato all'università di moda. Appunto, il disegno tecnico è disegnare i vestiti così come li vediamo, quindi non indossati sul figurino, ma così come li vediamo appoggiati. Quindi dove si evidenziano le cuciture, le attaccature. Poi ho fatto anche altre materie come per esempio antropologia culturale, semiotica dell'arte, marketing, quindi cose un pochino più culturali. Ho avuto un corso anche di fotografia che appunto per styling è molto utile, sapere un minimo di fotografia. Un corso di design dell'accessorio, dove appunto ho dovuto creare degli accessori, li ho fatti con la resina anche, ho dovuto farli ispirati al ghiaccio. Poi comunque vi farò vedere tutti i miei lavori, se volete, appunto, in un prossimo video. Anche la materia di sartoria, quindi modellistica, creare cartamodelli, e poi sartoria, dove si cucivano i vari capi. Nell'ultimo anno invece, come corso, ho scelto come indirizzo fashion styling, e quindi poi ho fatto come corso fashion styling and communication, di cui ho fatto anche il video del mio esame, il mio esame live, il mio study vlog. L'unico study vlog che vedete su questo canale l'ho fatto proprio inerente all'esame di fashion styling and communication. Quindi se anche voi volete studiare questa cosa, guardate un po' quel video e vi farete un po' un'idea di cosa vuol dire. In modo molto scolastico, ovvio, eh. Un altro corso era appunto computer graphic, dove si imparavano a fare i loghi, e poi video, dove si imparavano un po' a montare i video. Ho fatto anche uno stage per una rivista di moda. Sono stato invitato anche alla Milano Fashion Week. Comunque tutte queste cose le trovate sul mio Instagram, soprattutto nelle storie in evidenza, così potete vedere un po' tutto. Poi molti mi avete chiesto, ma Simone, ma studiare moda vuol dire che ci sono solamente ragazze o ragazzi gay? Ma non è vero, ragazzi, c'era veramente qualunque tipo di persona all'interno della mia università. C'era di tutto, c'era chiunque, ma soprattutto la cosa bella è che tutti quanti hanno comunque più o meno le stesse passioni, le stesse cose, come dico sempre. Quindi troverete sicuramente un gruppo di amici che fa per voi. Poi almeno, e essendo che c'erano molte materie pratiche, era molto più facile, più semplice socializzare, fare amicizia, perché comunque c'erano i vari momenti di mensa, pause, caffè, cose varie, quindi su questo lato non vi dovete assolutamente preoccupare. E poi comunque nel caso andate là per studiare, non per fare, non so, le Wings and Shantix, le Wings Club, cioè diciamo. Bene ragazzi, allora questo video è un po' riassuntivo. Spero di essere stato abbastanza chiaro e avervi detto un pochino le cose principali di cosa significa studiare moda. Fatemi un po' sapere nei commenti se avete qualche domanda, qualche dubbio. Allora, era una cosa molto, un video molto teorico, molto parlato. Mi raccomando, seguitemi sempre su Instagram, su Facebook, su Tumblr, su Snapchat e su TikTok. Mi raccomando, vi aspetto anche là. Vi mando un bacione a tutti e alla prossima. Ciao!